da seguire su questa strada per raggiungere altri obiettivi. Grazie. Oggi 23 gennaio festeggiamo il patrono della nostra città di Piedimonte San Germano, San Damasio. Ieri pomeriggio abbiamo avuto la rituale processione dal centro storico, dal vecchio centro, fino alla collina dove sorge questa chiesa, quindi la chiesa dedicata al patrono di Piedimonte, San Damasio. Abbiamo avuto la processione e poi si è continuati in piazza, nonostante il tempo non fosse dei migliori, con una sagra. Quindi ci siamo intrattenuti con i nostri concittadini, con il solito falò, che è la ricorrenza quindi della nostra storia, delle nostre tradizioni, a proseguire anche oggi con i festeggiamenti, quindi anche questa serata con falò, polenta e altre tradizioni di questa nostra terra. Colgo proprio questa occasione per dire che Piedimonte San Germano domani festeggerà con una solenne cerimonia il riconoscimento del titolo di città, un titolo onorifico che ci gratifica molto, soprattutto a tutte le amministrazioni, i nostri concittadini che dal dopoguerra hanno, con il loro lavoro e i loro sacrifici, hanno comunque ridato lustro alla nostra città, una città che è cresciuta molto sia a livello edilizio, abitativo, sia a livello industriale e commerciale. Quindi abbiamo avuto questo grosso riconoscimento che ci onora a tutti quanti i cittadini della nostra comunità. Domani si terrà questa cerimonia alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto della provincia di Frosinone, esponenti istituzionali della Regione Lazio, della provincia e i rappresentanti dei comuni del nostro territorio. Una cerimonia importante a cui è andato tutto il nostro impegno per una solennità che rimarrà nella storia della nostra città. Oggi, 23 gennaio, in Piedimonte San Germano, l'ormai città della provincia di Frosinone, stiamo festeggiando il patrono San Damasio nel centro storico di Piedimonte Alta, organizzato per l'occasione dal comitato in collaborazione con l'amministrazione comunale, la polentata e la bruschetta come da tradizione. Questa è la festa di San Damasio, patrono di Piedimonte. Non abbiamo tantissime notizie su San Damasio. La tradizione vuole che venga dall'Oriente, che sia stato vescovo di Teano e che abbia professato la sua fede testimoniando il credo di Nicea. Questo è quello che ci dice la tradizione cristiana. Per il resto, noi lo abbiamo adottato qui nel territorio e ne abbiamo fatto il vessillo di quello che è il modello per essere testimone di Cristo. Tutto qua, altro su lui non c'è.
bruschetta, olio d'oliva, è estremamente famoso, offerto dal signor di questa città Piedimonte San Germano è Sant'Amacio, che da oltre 1500 anni